Uè, i sequel si sa, raramente sono all'altezza degli originali. La prossima volta che vedrete il sequel di un Colossal, però, anche se dovesse deludervi, pensateci due volte prima di dar sfogo a tutte le vostre pulsioni più turpi e condividere meme di disapprovazione online, perché, insomma, sarebbe sempre potuto andarvi peggio. Il regista sarebbe sempre potuto scappare con i soldi, lasciandovi con l'acquolina in bocca per un finale che non vedrete mai. Avete mai sentito parlare di Norimberga 2? Siamo nel luglio 2020, quella che sarà poi ricordata come la prima ondata di Covid-19 è già un lontano ricordo. Gli italiani si stanno preparando per andare in vacanza, mentre in Germania un'allegra comitiva di tedeschi sconosciuti ai più, anziché imitare i propri compaesani invadendo il lago di Garda, decide di dar vita ad un gruppo di lavoro chiamato Commissione Corona. Quello che sembra il nome di un'organizzazione malvagia uscita da un film di 007 è in realtà un collettivo capitanato da tal Rainer Fulmich, un avvocato tedesco già famoso per class action contro Volkswagen e Deutsche Bank. Un collettivo che all'apice del successo arriverà a contare 1000 avvocati e 10.000 medici nel mondo. Cifre dichiarate da lui, però dopotutto perché dovrei mai dubitarne? Insomma, è un grande professionista. Mi sembra plausibile aver reclutato mezza Buccinasco in due mesi in pieno periodo Covid, no? No? I vaccini nell'estate 2020 sono ancora un lontano miraggio, ma nelle piazze di tutto il mondo cominciano ad agitarsi manifestazioni di protesta contro l'uso delle mascherine e dei lockdown. Il collettivo decide dunque di dedicarsi alla difesa dei cittadini danneggiati, sostenendo, tra le altre cose, che non ci fossero basi legali per i lockdown, che la pandemia non fosse realmente pericolosa e che i test a tampone fossero un malvagio piano per estorcere denaro architettato dai poteri forti con la complicità dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Insomma, tutti gli elementi per una stagione spin-off di Better Call Saul. Hi, I'm Saul Goodman. Did you know that you have rights? The Constitution says you do. And so do I. Rainer comincia a diventare popolare e credibile agli occhi del pubblico delle trasmissioni cosiddette controsistema, facendo più ospitate di malgioglio nei programmi di gossip. Ad esempio, in Italia lo vediamo su BioBlu, canale sempre all'avanguardia quando si tratta di scovare talenti da elevare a guru antisistema. Nonostante tutto, all'inizio è solamente una cosa di nicchia, è circoscritta alla Germania. Ma in inverno arriverà la svolta con una trovata pubblicitaria destinata a creare un tormentone più longevo di Despacito. Ve lo ricordate? Despacito, Despacito, nananana, Despacito. Prego, adesso vi resterà in testa per almeno un mese. Da mesi sui canali controsistema va di moda il dualismo nazisti-poteri forti che ci obbligano a stare in casa e negli ambienti complottisti si è già fatta strada l'idea che prima o poi qualcuno pagherà. Questa situazione è insopportabile! Prima o poi qualcuno pagherà! Questa situazione è insopportabile! Prima o poi qualcuno pagherà? Questa situazione è insopportabile! I notiziari hanno iniziato a parlare di un imminente arrivo sul mercato dei temibili vaccini e quindi si è fatta strada una narrazione che vuole i poteri forti alla sbarra degli imputati, come nel processo di Norimberga, quando i medici nazisti furono condannati per aver perpetrato torture e sperimentazioni disumane ai danni degli innocenti. Questa volta ci faremo un processo tutto nostro con blackjack e squillo di lusso e lo chiameremo Norimberga 2! Anche se, vabbè, probabilmente non sarà Norimberga. Però vabbè. Un primo tentativo viene fatto in Israele a marzo 2021 da due avvocati provenienti da un'organizzazione chiamata tipo Persone della Verità. Hanno sempre molta fantasia coi nomi. Che avrebbero denunciato per crimini contro l'umanità il proprio governo, scatenando l'eccitazione degli ambienti Novax. Ovviamente no, il governo israeliano non verrà mai indagato per crimini contro l'umanità. Intendo per i vaccini. Perché, d'altronde, chiunque può andare alla Corte Penale Internazionale e fare una denuncia. Io potrei denunciare Gerry Scotti perché mi ha rubato la bici. Non è che da domani la Corte Penale Internazionale si mette a indagare Gerry Scotti perché mi ha rubato la bici. E difatti non arrivo mai una risposta.
Però è qui che leggiamo per la prima volta di una presunta violazione del trattato di Norimberga, in questo accuratissimo atto di denuncia che non è che parta proprio benissimo, Il coronavirus è un trattamento medico innovativo, bello in grassetto e sottolineato. Per farci capire quanto impegno e attenzione ci abbiano messo per partorire questa cacata, la commissione Corona coglie la palla al balzo e rilancia la propria azione legale annunciando che l'obiettivo sarà quello di far condannare l'OMS per crimini contro l'umanità. Si punta in alto, anzi, in altissimo. Papa Francesco, la regina Elisabetta, Bill Gates e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E dove denunciare queste figure di primo piano se non ad un tribunale provinciale in Ontario, Canada? Boh, si vede che il Papa ha la casa per le vacanze lì. Sta. Stranamente, la Corte in Ontario decise di respingere il ricorso perché è frivolo e vessatorio e volto solo a far perdere tempo ai giudici. Inoltre, una Corte provinciale non ha alcun potere su organizzazioni internazionali. Ma d'altronde, anche la Corte Penale Internazionale non è che può processare un'intera organizzazione per crimini contro l'umanità. Devi processare le persone fisiche, non è che puoi sparare nel mucchio e sperare di beccare qualche colpevole. Comunque, va precisato che Fulmic non apparve come firmatario, ma si limitò a sponsorizzare l'accaduto, che venne accolto come un grande successo negli ambienti Novax. Il comitato ci prende gusto e sponsorizza altre cause in giro per il mondo. Nuova Zelanda, Sudafrica, New York, Germania. Insomma, il meccanismo sembra essersi avviato e comincia ad attrarre sempre più seguaci. Finalmente spunta anche una data per il processo, il 3 luglio 2021. Nei tribunali internazionali non verrà mai calendarizzato nulla in quella data, ma nei gruppi antisistema sono sicuri, nonostante tutto. Ci siamo! Finalmente i responsabili pagheranno! Il prezzo per partecipare a questa grandiosa crociata? Irrisorio! 800 euro più IVA, più il 10% del risarcimento, che sicuramente arriverà. Finalmente arriva il 3 luglio 2021 e, come promesso, Nulla, assolutamente nulla. Non successe niente. Boh, saranno stati chiusi per ferie, dai. Dopotutto, poverini, i giudici hanno lavorato tutto l'anno. Ci sta che si facciano anche una vacanzina. Dopotutto, può aspettare un processo contro persone che hanno sterminato milioni di uomini, no? Il processo non arriva, però nonostante tutto l'idea Norimberga 2 piace e tanti decidono di buttarcisi a pesce. Escono tante notizie che ne tengono alta la credibilità e fanno quindi nel tempo sempre più vittime. Lorenzo Damiano dà vita al movimento Norimberga 2, si presenta alle comunali di Conegliano e prende quasi il 3% dei voti. I manifestanti in giro per l'Italia invocano una Norimberga 2 per Burioni, Bassetti e le altre Vax Star. Nella famosa manifestazione No Green passa Roma con assalto alla sede CGIL, il magistrato Angelo Giorgianni invoca dal palco di Piazza del Popolo una nuova Norimberga. Insomma, c'è fame di Norimberga 2. 10 gennaio 2022. Rainer e soci tornano all'attacco. Escono articoli che preannunciano l'inizio del processo per la settimana successiva. Puntualmente, Fulmic rilascia un video che fa il giro del web come la prima seduta del processo per i crimini contro l'umanità. Nel video vediamo Fulmic e la socia Vivian Fischer. Ricordatevi questo nome perché la ritroveremo dopo. Dicevo, li vediamo disquisire in modo forbito come durante una seduta in tribunale. A schermo un bel logo con scritto Grand Jury. Sembra tutto molto serio. Forse finalmente ci siamo? Oh, il video parla chiaro, cioè il processo c'è e si tiene a Bruxelles. Certo, c'è giusto un piccolissimo dettaglio. A Bruxelles non esiste alcuna corte di giustizia. Però vabbè, dettagli che non ne minano l'ascesa. Insomma, il nostro avvocato fa sempre più comparsate in giro per il web. Anche in Italia lo vediamo su BioBlu, Visione TV, 100 giorni da Leone, i video dei VV. Il nostro avvocato, ormai scambiato per dottore sulle chat dei complottisti, è come un Rocco Siffredi in un'orgia organizzata dalla 100%, casa amatoriale toscana nota per reclutare tra le proprie fila solamente attori zozzi e bisunti, e quindi fa la sua porca figura spicca per la sua dialettica. L'europarlamentare Francesca Donato gli dedica addirittura una filippica di ringraziamento sul proprio sito internet. Viva l'Italia! Nel frattempo muore anche Montagnier, premio Nobel, idolo dei Novax, e i nanopatologi Gatti e Montanari ipotizzano che sia stato ucciso per non farlo testimoniare al processo in partenza. In partenza sì, ma quando? Questo processo ormai è più in ritardo di un regionale Trenord con più guasti che cavalli motore. Passano i mesi. Arriva l'estate. Ci pensiamo dopo, dai.
Forse il dottor avvocato non ha abbastanza soldi, forse la mia candidatura non è arrivata, forse gli servirebbero altri 800 euro più IVA? Chissà. Fatto sta che a settembre compare un video della socia, Viviane Fischer, dove denuncia che lui sia scappato intascandosi tutti i soldi, oltre 1.300.000 euro. È volato in Messico, a Tijuana, come il migliore dei film trash di Boldi e De Sica. E la nostra storia finisce pressappoco così. L'avvocato sparisce nel nulla. Pare che sia stato arrestato, però non ho trovato nulla se non questo articolo di Vice che ne parla e svariate testate tedesche, però nessuna in primo piano. E io, sapendo dire in tedesco solo Kartoffeln e Auf Wiedersehen, non è che ne sia proprio sicuro, ecco. Magari se avete qualche notizia più sicura, linkatemela nei commenti, ecco. Comunque, ciò che è certo è che nonostante tutto, Rainer Fulmich non ha smesso di sognare. E lo ha fatto perché ha ancora una community che gli vuole molto bene e che anche lei non ha smesso di sognare. Una community di sognatori che forse vorrebbe solo avere la possibilità di dargli altri 800 euro più IVA per poter condannare finalmente i poteri forti. Tutti. E che nel frattempo non ha potuto fare altro che non usare l'arma finale di ogni sognatore che si rispetti per poter riuscire a combattere in sostegno dell'avvocato. Hanno lanciato una petizione su change.org. E questo è tutto, è il caso di dirlo per oggi. Naturalmente, se dovesse emergere qualcosa di nuovo, vi terrò informati. Vi ringrazio per essere arrivati fino qui. Io ringrazio in particolare indirettamente Giovanni Pili e Paolo Tuttotroppo, dai quali ho assorbito più informazioni possibili. Hanno fatto degli articoli molto interessanti a riguardo. Vi lascio i loro canali e tutte le fonti in descrizione. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!